みるだけ教え合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来Iniziamo con le informazioni dai civili. Sì. Finora abbiamo ricevuto 3.029 telefonate riguardanti questo caso. Anche se per la maggior parte si trattava di domande di curiosi. Più 14 chiamate di persone che affermano di conoscere Kira o di averlo avvistato. Abbiamo preso attentamente nota di ogni telefonata, ma come stilato nel mio rapporto non abbiamo riscontrato alcuna traccia di veridicità. Infine abbiamo anche 21 casi di individui che sostengono di essere Kira. Per non scartare alcuna possibilità abbiamo convenuto di mettere tutto a verbale e poi archiviare. Passiamo ora alle vittime. Sì. Abbiamo verificato che tutti i decessi per arresto cardiaco chiaramente imputabili a Kira riguardano individui sui quali è possibile ottenere tutte le informazioni in Giappone. Inoltre, ho qui le stime degli orari dei decessi espressamente richiesteci da L. Il 68% è avvenuto tra le 16 e le 2 di notte, ora giapponese, con una più alta concentrazione tra le 20 e la mezzanotte. I decessi avvenuti il sabato, la domenica e i giorni festivi vanno dalle 11 del mattino fino a tarda sera. È un'informazione davvero interessante. Stando alle mie supposizioni, Kira potrebbe essere uno studente. Ma c'è dell'altro. Poiché Kira uccide solamente criminali, credo che agisca secondo un suo codice morale. Ed è possibile che si voglia imporre come nuovo giustiziere. Ma sono alquanto sicuro che abbia una mentalità alquanto infantile. No, non è possibile. Ma le mie sono solo ipotesi. Quindi non fissatevi troppo sul fatto che l'assassino sia realmente uno studente. Valutare diverse possibilità dovrebbe aiutarci a catturare Kira. Adesso prego. Continuate pure con le vostre relazioni. Eh? Sì, certo. A qualcuno è venuto in mente dell'altro? Sì. Di pure, Matsuda. Beh, con questo non intendo assolutamente appoggiare Kira, ma ecco, negli ultimi giorni ho notato che a livello mondiale, in particolare in Giappone, il numero dei crimini è decisamente diminuito. Beh, c'era da aspettarselo, visto come stanno le cose. C'è dell'altro? È tutto, questo era il rapporto di oggi. L. Grazie a tutti. Questo è un altro passo verso la cattura del colpevole. Però avrei un'altra richiesta da farvi, se non vi dispiace. Mi rivolgo alle squadre che si occupano delle indagini tramite web e televisione. Vorrei che controllasse tutte le informazioni trasmesse dalla TV delle vittime che sono state uccise da Kira, perché vorrei sapere se sono state trasmesse immagini e foto delle vittime. Buon lavoro. Capo? Mm? Le ho portato un caffè, mi sembra un po' stanco. Ah, è quello che ci vuole. Ho passato tutta la notte a lavorare. Per quanto riguarda il mio intervento di prima, sul fatto che i crimini sono in diminuzione, mi dispiace, ripensandoci, forse ho sbagliato a dirlo. Che ti viene in mente, Matsuda?
Se ritieni che una cosa sia vera, bisogna essere liberi di dirla. A maggior ragione se gli altri fanno finta di non vederla. Beh, certo, se avessi detto che dovremmo premiare Kira per aver contribuito a diminuire il tasso di criminalità, allora sì che ci sarebbe stato da preoccuparsi. Ma premiare chi? Quell'assassino? Stavo scherzando. Che bravo che sei, fratellone! Sì, mi domando se sei riuscita a capire qualcosa. Eh? Beh, più o meno. Oh, questo deve essere papà! Bentornato, caro. Ha fatto presto oggi! Però almeno l'ultimo problema prova a risolverlo da solo. Dopo cena, ok? Non cambia mai. Devi sentirti piuttosto tranquillo se dai una mano a tua sorella. Certamente, perché so di avere un gran margine di vantaggio, anche se ora è intervenuta la polizia. Bentornato a casa, papà. Ah, ciao Light. E dimmi, come procedono gli studi? Non c'è male. Il mio mitico fratello è, come sempre, il miglior studente del Giappone. Nonché il mio mitico figliolo. Papà, mi sembri stanco. Sì. Non posso dirvi i particolari, ma sto lavorando a un caso piuttosto difficile. Ora capisco. Ecco qual era il vantaggio di cui parlavi. Tuo padre è nella polizia, vero Light? Sì. Dal mio computer dovrei accedere al codice di mio padre senza lasciare tracce. Per non farmi i cazzi miei. Ci siamo. E così la polizia sa già che il colpevole delle misteriosi morti possa essere uno studente. È un bel guaio, Light? Se entro 40 secondi dopo aver scritto il nome si scrive anche la causa della morte, questa avverrà nella maniera stabilita. Ma se la causa non viene specificata, questa avviene con arresto cardiaco. Dopo aver specificato la causa, si hanno 6 minuti e 40 secondi per scrivere altri dettagli. Esatto, e con questo? In pratica, se scrivo arresto cardiaco posso specificare eventuali condizioni della morte o l'ora esatta in cui avviene il decesso. Sta a vedere, Duke. Questo potrebbe divertirti ancora di più.